ho guardato per il momento, non esistono due occhi come i tuoi. Da neonato Lucio non piangeva mai, è la frase che risuona da uno dei tanti schermi che raccontano la vita di Lucio Dalla, e ascoltando questa testimonianza viene da pensare: risparmiava la voce per incantare il mondo con le sue canzoni, e chissà se lui si sarebbe mai immaginato quante persone ancora oggi si commuovono ascoltando la sua musica. Anche se il tempo passa, le sue composizioni restano immortali, intramontabili, così come la sua figura che supera i confini delle generazioni e delle nazioni. Un viaggio nel tempo della sua vita è ripercorso nelle sezioni della mostra allestita al Museo Civico Archeologico di Bologna. Una grande esposizione, la prima dedicata al poeta cantante scomparso 10 anni fa, che ha lasciato la musica orfana della sua genialità. La cosa che mi ha intrigato maggiormente è stata la ricerca del suo percorso artistico, che clamorosamente inizia quando lui è ragazzino. A 6 anni lui si esibisce con una compagnia in giro per l'Italia, tutti i weekend, la madre gli dà l'autorizzazione e ha in questa compagnia quasi di operetta. Lui ha un successo straordinario, abbiamo trovato i giornali che dicono: ma questo è un bambino davvero prodigio, e abbiamo trovato per esempio con la famiglia della Damina che si esibiva con lui, erano i due come dire, attori al centro di tanti documenti, per esempio le locandine degli spettacoli che attestano più di qualsiasi altra cosa, e questa è una delle tante curiosità che si possono trovare nella prima sezione. Nell'esposizione c'è solo un pezzo che comunque è immenso dell'infinito mondo di Lucio Dalla: l'infanzia, la scuola, gli esordi, l'affermazione e gli amici. Tutte sezioni che si completano con oggetti molto singolari, dai giochi del bimbo agli strumenti del giovane agli abiti dell'adulto Lucio. Dirtelo finalmente che ti amo e che di amarti non smetterò mai. Il suo rapporto con Manfredonia, che è incredibile perché la mamma lo porta tutte le estati a passare le vacanze, lei fa le sfilate di moda e lui si esibisce all'inizio di ogni sfilata perché la mamma lo vuole come ouverture del defilé. La mattina scende in spiaggia e insieme a un amichetto di Manfredonia, bravissimo alla chitarra, canta, riscuotendo anche lì un successo straordinario, e canta in inglese. Una signora gli domanda: ma come hai fatto così ragazzino, 8-9 anni, a conoscere così bene l'inglese? E lui gli dice: signora, io non so una parola di inglese. La mostra è promossa dal Comune di Bologna con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna ed è ideata e organizzata dalla società Creare, Organizzare, Realizzare in collaborazione con la Fondazione Lucio Dalla. Per tutto il tempo che resta, anche un ultimo sguardo, il tempo di una carezza, e per il bacio che ancora.